Roberto Morabito, direttore dell'unità tecnica tecnologie ambientali di Enea, ha coordinato il gruppo sull'eco innovazione. Qual è la proposta che è stata elaborata dal gruppo che ha coordinato per sbloccare la green economy? Sì, buongiorno. In realtà ne abbiamo proposte agli Stati Generali tre, molto precise. Brevemente, le prime due riguardano direttamente le imprese, la terza il territorio. Per quanto riguarda le imprese, crediamo in una legislazione che debba prevedere una defiscalizzazione della spesa di tutte le imprese, consorzi o reti di imprese, direttamente riferiti a investimenti in formazione, occupazione e sviluppo e implementazione di ricerca nel settore dell'ecoinnovazione. Questa è la prima proposta. La seconda proposta riguarda la creazione anche nel nostro paese, sull'esempio della Germania dove c'è la DEMEA, del Regno Unito dove c'è il VRAP, di un'agenzia nazionale per l'uso efficiente delle risorse e dei materiali, sull'esempio della creazione dell'Agenzia Nazionale per l'uso efficiente dell'energia. La terza proposta riguarda invece il territorio e in particolare la sostenibilità delle nostre città, che pensiamo non debbano essere semplicisticamente considerate le cosiddette smart cities come una semplice sommatoria di interventi settoriali, rifiuti, mobilità, energia, ma debba essere invece necessariamente un approccio sistemico che metta in e coinvolga tutti gli attori delle nostre città, le amministrazioni pubbliche, le imprese, i cittadini e il mondo della ricerca in tavoli di governance che, partendo dalle eccellenze del nostro territorio, dalla specificità e dalla tradizione del nostro vivere collettivo, disegnino in un approccio sistemico olistico le città del nostro futuro.